nascimo fora e facimo rota. E sotto luna di bianco pettata sentivo vecchi conti. Come nascono i Rota Luna for Change? Niente, nascono attraverso una serata di tarantella. Con alcuni amici si girava per la Calabria a capire questi suoni, a riscoprire questi suoni, per dire la verità. Ed è nato il nome Rota Luna for Change, praticamente è il fare rota di sera. Infatti il ballo della tarantella si fa a rota, si fa di sera, possibilmente nelle sere d'estate si esce fuori, diciamo, nelle piazze a fare questo ballo. Come simbolo abbiamo preso il fiore del cactus, che è un fiore che nasce al tramonto per chiudersi all'alba. Stasera abbiamo organizzato insieme agli amici della trattoria e del Parco Ecolandia. Questa è la prima sera dopo parecchi mesi, forse un anno, che riprendiamo la nostra attività. La riprendiamo perché qui abbiamo sentito, da quando ci hanno invitato ad organizzare questa serata, abbiamo sentito lo spirito giusto. Si sente un pochettino forse cantare, ci saranno un centinaio di persone che si stanno divertendo, stanno cantando, e quello deve essere, solamente quello. La mia esperienza in Rota Luna for Change nasce 6 anni fa. Ho incontrato questi amici, questa comitiva di amici semplici, di amici che avevano voglia di divertirsi nella semplicità. Noi siamo andati in giro nei paesi limitrofi della Calabria, Rocuti, Vecchio, Bova, a portare suono, a portare allegria, ad andare a fare la ricerca della tradizione. Rota Luna for Change è questo: semplicità, allegria. Noi siamo un gruppo di amici che vogliamo fare semplicemente sorridere la gente. I prossimi progetti di Rota Luna for Change, diciamo che vogliamo fare una parodia all'Expo. Quindi i prossimi progetti si chiameranno Exporsi. Noi sceglieremo 3 vallate dove organizzeremo serate come questa. Quindi la vallata del Sant'Agata, poi c'è la vallata della Mendolea e poi volendo ritorneremo qui a Ecolandia, perché abbiamo un fortino bellissimo, e quindi abbiamo scelto queste 3 vallate per fare appunto questo nuovo progetto che si chiama Exporsi, perché bisogna esporsi nella vita, bisogna divertirsi, bisogna vivere in semplicità e bisogna sorridere. Invito tutti a venire alla trattoria, perché è un posto veramente di gente semplice, buon cibo, bell'ambiente. Questa sera la trattoria ha avuto l'onore di ospitare il Rota Luna for Change, che è questo gruppo di amici che attraverso le tarantelle riescono ad aggregare e a far star bene, insomma, chiunque li segua, chiunque, insomma, hanno al seguito, ecco. La trattoria, che è un'esperienza nuova ma che ha dietro uno storico importante, quale quello dei 3 farfalli nati in via del Torrione a Reggio Calabria, ma adesso hanno trovato questa nuova collocazione all'interno del Parco Ecolandia, che, insomma, ha creduto in questo progetto e che insieme a noi, insomma, sta cercando di spingere soprattutto quella che è la politica del chilometro zero, della cucina genuina, della stagionalità e soprattutto anche dell'arte, della cultura e della musica come questa sera. Siamo all'interno del Parco Ecolandia, immersi nel verde, sotto un cielo stellato meraviglioso. Qui la trattoria è anche incubatore di teatro, c'è la compagnia stabile, che è quella dei 3 farfalli, che naturalmente è capitanata da ormai conosciuto Salvatore Neri, che tra le altre cose è lo chef della trattoria. La trattoria ospita ogni venerdì e sabato dei gruppi musicali e delle piccole compagnie teatrali, perché è in corso in realtà una rassegna teatrale che sicuramente d'estate sarà più importante, visto che utilizzeremo lo spazio esterno.
Ringrazio gli amici di City Now che stasera sono venuti ad immortalare questo favoloso momento e a presto alla trattoria. Anch'io ringrazio, scusate, City Now, siete il numero uno. Grazie a City Now, siete favolosi, a presto.